Mario, buongiorno. Tutto bene? Bene, grazie, lei? Bene, bene. Ieri non l'ho visto alla premiazione. E non c'ero ieri, ero a fare il giro in Lombardia. Oh, caspita, non sapevo che la sua ditta ha oltre 100 anni. Eh sì, ha iniziato mio nonno. Ah, caspita. Sì, sì, ha iniziato il nonno. La 1917. 17, caspita. Complimenti, veramente. Ieri è stata... L'abbiamo fatta a resistere a tutti questi momenti. Porca miseria. Non è facile. Eh sì, beh, complimenti, davvero, dai. Oggi la partenza alle 10. Alle no? 10, alle 10. Sì. Bene, bene. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci facciamo prima 50 minuti. Ma ancora da io? No. 30 km 50 minuti. Ma ascolta, è moltissimo il piano, eh. Qui fai media 25 minuti. Qua vai forte. Fino forte, piano, fino forte in 40 minuti lo fa. C'è la valle due volte che però è questa. Non è una gara vera, molto bike fuori strada che fai. Dove fai molti giri qua? Allora, parto di lì, vai a destra, poi campagne, bosco, campagne nel bosco tutto là dietro, poi attraversi la via Saporiti, che è quella che... Dove sei arrivato te? Giovannino, siamo a posto. Poi entri nel bosco ancora, scendi in valle, poi risali, una salita che noi chiamiamo Fustriol perché è abbastanza ripida. Dopodiché vai a girare dietro dopo anno le campagne, le punti lì e vai via diritto e fai una salita. Quindi sono due salite. Sono due salite. Okay. Due salite. Tu sei Master C, cazzo. Sai che no, ma poco tempo. Oggi ci sarà ballo. Questa non la fa. Con la grave quasi quasi. Con la grave quasi quasi sì. Allora, con la grave quasi quasi sì. Sì, questa è esagerata. Pronti bastante. Sì. Oggi le bibite non ci sono. Aspetto che portano. Ah, arrivano dopo. Bene, bene. Buona giornata, signore. Però andavi giù loro una volta, facevano da... All'uscita prima all'uscita pane allora qui c'è la chiesa qua c'è la chiesa e tu senti ti metti nel mio cuore dal boschetto e li mandi su verso il gas posto verso il gas no le rimandati verso il gas. La travata andavamo dritti perché c'era tipo rotto delle piante. Adesso torniamo da chiodi di a sinistra, verso il gas. Ok, perfetto, tutto grande. Non è vero, 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 non è
Sigillatura, certo. Elettronica. Beh, funziona sempre, no? Sì, sì. L'importante è quello. E cos'è, un cellulare che registra tutto? Sì, qua. Il contachilometro, il Garmin. Ah, Garmin, ah, bello. Ah, ecco. Ah, lì sono... Chissà, cosa sei, i fili dei freni lì, sì. Danno fastidio altrimenti, sì. Poi c'è, vabbè, quello con la sella telescopica. Ah. Quindi sulla sella da sola si schiaccia. Quando blocca, sblocca gli ammortizzatori. Ah, ecco. Insomma, è quasi una moto sta bici. Beh, sì. Bella, bella, bella. Tanti anni che ti alleni, che fai, cos'è, una passione la tua, oppure sì, vedo, perché sei del Cassanese, sì, e quindi sei un professionista. No, vabbè, vado così per allenarmi, ma qua vengo sempre, tutti gli anni. Ah, sì, bene, sì. Bene. Sono tipo la sesta volta che vengo qua, sesta o settima. Bene. Allora, oggi vinci, no? Speriamo, vediamo, vediamo come va. Bene, bene, ok, dai. Eccolo qua il giovanotto. Buongiorno. Eccoli. Ma io, ma tu sei quello che vince, sì? No. Lui è quello che vince, diciamo. Ah, è vero, il giovanotto, bravo. Io faccio 20. Ah. Bene, bene. No, perché io li registro tutti, di sicuro registro anche quello che vince, no? Bravi. E adesso arriveranno i giovanotti. Puoi provare a fare un giro con questa di Luciano. Puoi provare questa di Luciano. La vuoi provare? Te la faccio provare qua, Ti tiro giù la sera e la provi, così almeno vedi se ti piace. Bravo, bravo, il 27, porta fortuna il 27, lo sai? Infatti mi hanno detto che è il numero delle stazioni della bici. Ah sì? Sì. Ah. Quello. Sì, no, no, ma il 27 porta bene, credimi. Vedrai. Bravo. Allora, dopo il gas. Per andare giù alla cascinetta, sì, alla San Bernardo, sì, dopo il gas, sì, a un certo punto trovi un paletto o una freccia che manda su al prato. Ah, c'è la casa di lontana. Hai un cespuglio grosso. Sì. Prima della S. Allora, noi andiamo. Prima della S. Qua così. Tu adesso eravamo su. Vedrai le corse che vengono su e le mandi di qua. Okay. Parte Mario, te lo vedi arrivare e li mandi su. Non puoi sbagliare, perché adesso vai su qua, vieni per la salvezza. A un certo punto ti metto una freccia che dice passare. Ok, inizialmente te li vedi arrivare qua. Buongiorno. San Bernardo che ti vengo a sentire. Quando vedi un passaggio e vedrai Mario che ci viene dalla stazione. Sì, ma se arriva già. E Mario te lo devi vedere due volte. Lo vedi due volte. Una volta che vedi Mario due volte, fai passare i corridori, quando non ci vedi più corridori, siamo qua.
all'inizio ti vedi arrivare dalla San Bernardo, poi ti vedi arrivare proprio io. Oh. Infatti dicevo, vecchio 800 da Leo. Lavoro in corso. Buongiorno. Buongiorno. Ho visto che tutti fissano, perché disturbano quelli lì, fili lì. Sì, potrebbero. Ma non mi arriva qua. Ah, ecco. Questo già rimane più grosso. Sto guardando la bici, ho detto ormai queste sono moto, sono moto. E questa c'ha già i suoi anni, questa c'ha 10 anni, non è nuovissima. Però, è tenuta bene però, Non è neanche usata tanto. Si vede che il proprietario la lustra bene. La usa anche poco. Vabbè, in 10 anni, almeno una volta l'anno, no? No, un po' di più. Non sta così ferma. Ah, vabbè, è tenuta benissimo. Bella. Poi adesso con gli ammortizzatori hanno proprio tutto, Stavo guardando. Questo è ancora in alluminio, adesso sono tutti in carbonio. Li fanno in carbonio, ancora più leggere. E costano anche di più però. D'altronde la tecnologia va avanti, Sì, questa è 2012. Dopo il Covid. Anche i quello. Costi sono aumentati. Eh sì, perché lì per un paio d'annetti si è rimasti fermi, circa. Sì. Bene, bene. Ottimo. Adesso vado a vedere, là ce ne sono degli altri. Grazie. Non è col fisico così chiaro, potrebbe venire insieme. Come? Infatti te l'ho detto. Faccio da sponsor. Hola. Grazie, sorriso. Uomo di panza, uomo di sostanza. Bravo, bello, bello. Questo è un cambiamento diverso. Adesso la faccia, ho detto quale vedo la faccia. Adesso arrivo da lui. Conta di più, la gamba, la testa. Tutte e due. Grazie.
quando è morta, porca è vera, no? Perché neanche per la posta, ce l'ha il legittimo. Era più... No, poi 47 è morto che parla. Però io va bene. Eccolo, Edo Datta, il mitico, Edoardo Datta, Davide. Ciao Davide, ciao Luci. Ambrogio sorriso per la stampa? Assolutamente, sempre sorriso. Grazie. Va bene. Buongiorno, tutto bene? Tutto bene, grazie. Bene, bene. Cesa? Dai, dai, una bella foto fatta. Fatta. Eccolo che è tornato in servizio. Ma oggi è il giorno che si paga o no? O era ieri? Domenica. Ah, domenica, caspita. Ah. Cos'è il 30% più? No, il doppio oggi, domenica. Si paga il doppio oggi. Il giorno di feriale è un cazzo. Domenica il doppio. Ho registrato il vostro pagamento. Le vostre dichiarazioni. Sì, però quanta soddisfazione che c'è, dai. Finiamo stasera alle 7 noi. Ah, vabbè. Cioè, dopo verrà a fare le castagne. Certo, certo, pomeriggio. Pomeriggio sono lì. Dove ci sono le castagne. Ciao! Edo, ma da casa? Sì. No, io non c'avevo voglia. Ho già fatto 27 ore. Hai detto che sei incazzato. Perché lei c'è il mio parentino. Perché ieri è allenamento. Ma ieri siamo andati a fare down e sono tutto scassato. Down il dono. Ci ritroviamo in quest'anno per la sagra per 13 ottobre scelta dalla Madonna del Rosario. Come tradizione la società ciclistica Lona del Cerchino organizza la pedalata d'autunno. Siamo alla 9ª edizione e volevo ricordare a tutti che è una gara non competitiva, libera a tutti. La partenza della gara sarà alle ore 10 punto. Ricordo che il percorso lungo è uno sterrato asfalto di circa 21 km all'interno del territorio di Lona del Cerchino, mentre il percorso corto è sempre sterrato asfalto di circa 10 km sempre all'interno del territorio di Lona del Cerchino. Ricordo che chi vuole iscriversi per il giro lungo sono 10 euro e per il giro corto sono 5 euro. Attenzione ai bambini che devono essere accompagnati dai genitori.
non è ancora arrivata, però oggi dovrebbe essere la partecipazione della pluricamponessa mondiale di country biker in, penso che poi dopo arrivi. Voglio ricordare che mentre fate la corsa dovete rispettare le regole del codice stradale, quindi mostrate sempre attenzione alle macchine, alle moto che arrivano e soprattutto agli organizzatori e alle persone dedicate a indicarvi il percorso. Intanto volevo ricordare anche che alla sagra di Lonate nel pomeriggio ci sono diverse attività, c'è una mostra di pittura, c'è una mostra fotografica, dalle 10.30 fino a stasera c'è una esposizione del mercatino degli hobbisti con il gazebo delle associazioni leonatesi, è organizzata dalle 12 alle 17 una caccia al tesoro fotografica a squadre, organizzata dall'associazione tra parentesi, e il ritrovo è presso la biblioteca alle 11.30, ci sono le caldaroste degli alpini. Ricordiamo che invece alle 16 sarà la torta offerta dalla pasticceria Barban e alle 17.30 in Piazza Libertà l'aperitivo alternativo con DJ e musica. Ricordiamo il solito risotto di Moreno. Buongiorno, per l'iscrizione di... Quanto di quello così 300 metri? Capito? Cioè, capito? Così 300 metri. Non c'era da ogni giorno, non c'era da ogni giorno.
Avrà sulla pettorina, loro sono gruppo dei carabinieri. Comunque lui è il ragazzo che avrà sulla pettorina di regalo. Quando passa lui. Ciao, guarda, guarda il posto. Ciao, buona giornata. 100 kg in due. No, di più, no, dai, non esagerate, dai. Solo io. Non esagerate. Ciao, ragazzi. Ciao, ci vediamo dopo. Grazie. Sono di più 200. Non esagerate. Altrimenti mi fate sentire anch'io no, che due. No, no, ragazzo. Chiletti ce li ho, eh. Ma alla fine non vai neanche te. Non c'è nessuno che corre a piedi. Fai tutto. Fai tutto grande. Dani, o corri. Quindi dietro. Non avremo nessun risultato, perché ci sono personale degli alpini, personale della situazione civile, che è Nonati Ceppino. Ringraziamo anche l'ambulanza che è sempre presente in queste manifestazioni, dove ci sono persone che sono anche loro di Nonati Ceppino. Ringraziamo l'Avis che ogni anno offre il suo posto di ristoro. Volevo appunto ricordare come il volontariato contribuisce a poter organizzare certe manifestazioni, perché senza avere queste persone non si potrà mai organizzare queste cose. Quindi più siamo e meglio facciamo. Ricordo che quindi manca un quarto d'ora alla partenza, non ho ancora le iscrizioni, aspettiamo un attimino. Attenzione, lasciamo libera la strada in modo che le macchine possano circolare tranquillamente. Ah, c'è il percorso? Sì, ma vabbè, un po' ci sono sui nomi. Ah, bello. Grazie. Thank you.
Davide ha dato è troppo largo, secondo me. Metti la perché se era un taglio tipo da coltello. Non è da coltello, è un legno, cazzo, non è un sporcaggiato questo. Vai. Solo che decido di mettere le camere, c'è un lato questa, guarda che ne faccio, poi tutte le domeniche 70-80 grammi, mai bucato, sono due volte e due legni. Sali dal cappuccino, sali prima, comunque c'è che è così che fa il cielo, non è cappuccino, è così semplice, ma fanno fare quella della fontana. Vai giù. Vai, bravo, gira. Quanti ne fai? Una tanto non mi gira la testa. Occhio alle auto però, eh. Gira la testa. Bravo. Non vedo niente. Fuori.
Dove abbiamo la persona che dice giro grande e giro piccolo, i primi 30 più o meno vanno a fare il secondo giro grande, che fanno, quindi fate due volte la salita. Chi è un po' più rallentato, comunque sta facendo un po' più di fatica, li faremo andare direttamente all'arrivo, quindi gli evitiamo la seconda volta la salita, ok? Questo purtroppo è perché chiudiamo le strade e l'ordinanza l'abbiamo fino a un certo orario, quindi non possiamo aspettare purtroppo tutti quanti che con calma fate anche il secondo giro, ok? Però saremo noi che daremo l'indicazione quando è il momento di chi è più indietro di andare verso l'arrivo, e invece chi è più avanti, che va più forte, farà anche il secondo giro, ok? Quindi voi non dovete preoccuparvi, saremo noi a darvi le indicazioni in funzione dei nostri tempi che prenderemo. Vi ringrazio a tutti. Grazie a tutti per l'attenzione. Oh, buongiorno. Anche perché non la vedo. Mi volevo dire, c'è il gruppo di Gorla, la U-Green, e allora volevo ringraziare la loro partecipazione. So che ci sono tutti i ragazzini, e soprattutto c'è una ragazzina che voleva partecipare a tutti i corsi. Io volevo salutare la Emma. Chi è la Emma? Emma? E là la Emma, ciao Emma, eccola. Quindi volevo salutare il numero 63, Emma, che voleva partecipare a tutto Gorla, voleva invitare tutto Gorla, giusto? Tutto a posto? Sei in forma? Ok, perfetto. Buona corsa. Brava. Mettiamo le moto, che così poi... Giusto, dov'è con la bandiera?
Giovanni. Buongiorno Giovanni. Ciao. Gli ultimi erano rilassati. Non è che erano impegnati. Rilassati, va. Meno dell'anno scorso. E ho visto meno gente, sì. E vabbè. Altrettanto a voi, signori. Vai! Recuperiamo! Bravi! Thank you.
Alto, alto, bravo così. 34, ma tu sei il primo? Il giro corto. Oste, ma gli altri li hai seminati proprio. La bambina là. Mazza gente. Adesso bisogna andare a dire. Sì, sì. Oh, va che c'è stata dietro. A me? Troppo brava. Hai visto la che sulla felpa? No. Però ce la potevi fare anche il vento, se c'è una volta a parte. Ma anche con questo. Eh sì, con questo. Guarda che li abbiamo recuperati tutti. Anche quelli del 21 tutti. Poi loro sono andati giù nel bosco, non sono tagliati per la strada. Ah, tu ti metti due dati, non sei andato giù a fare il giro da tu. Accendo. Quanti chilometri era il tuo percorso? Ah, 10. Gli altri? Cioè 20 circa. 21. Eh beh, siete stati. Stato veloce, eh? Sì, abbastanza. È stato bravissimo. Ed è. Adesso arrivano. Bravo Gabriele! Bravo! Ah cavolo, era lei che correva dietro al ragazzo, brava. Vinto il giro corto. Complimenti, brava. Quanti anni hai? 7. Sei una signorina ormai. Complimenti, brava. Eh? È lei che deve allenare me. Ma quando hai iniziato? A che età? Piccoli. Ho iniziato prima andare in bici che camminare. Addirittura. Ma lì sarà stato il papà, credo io, a allenare, perché lì quando è in famiglia così. Bene. Si ricorda di che mi faceva sotto le foto, vero? Certo, certo. Ma lei era. Sì. Certo, certo. No, l'anno scorso, poi ho detto quest'anno dagli passi. Quest'anno niente? Quest'anno lo ha seguito lei. Brava. E quindi è un atleta d'arte, in famiglia. Pensavo che andava per il copertone con le infinite e il servo del figlio. Ho sentito il ragazzo e dicevo, osti come andava quella ragazzina. Eh? Sì, ma abbiamo preso quelli del giro, ci hanno fermato perché abbiamo preso quelli del giro. Addirittura, ma che c'è? C'è sotto il motorino lì. Brava, brava. 67, tu come ti chiami? Giorgia. Giorgia, brava Giorgia. Brava, brava. Dicono partecipano a campionessa, adesso ho visto. Ah, è vero, perché era carino. Eh? Pedalata. Poi dopo. Brava. Hai fatto il video? Bravo. Sei stanco? Ma lo sai che è arrivato prima una signorina prima di te? Ah! Non è forma, non è forma. Sei,
Ah beh, lei è vecchia, ne ha 7. Brava, brava. Scusa? Vai, 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 figurati. Bravo! Bravissimo! Respira, non ce la fai più! Che bella, sì. Dai, fai, aprila. Brava. Brava, così. Bravissima. Mi sa che è corto, no, mi sa che non è.
Non l'ho vista almeno. Come ti chiami?
piano, accelerando niente. Quanti anni ha? 44. Sono mostri meno, perché non c'ho via il cappello e le casse che sono grigie. Bravo! Brava. Ma tu non hai visto? No, ho sbagliato strada, ho tagliato qui. Hai capito. Almeno facciamo un bel primo piano. Grazie. Grazie a te.
arrivano. Mi vedono in fondo. Ah, ecco, arriva il gruppo. Sono proprio tutti insieme. Ciao!
Occhio. Legidio. Thank you.
Cazzo, io pensavo che stava lì vicino. Thank you.
Wow, grazie. Grazie. Hello? Io 30 km/h dentro le L'audio è un po' così. Applauso! Aspetta, aspetta, bravissimo! Allora. Stai lì, Giovanotto. Secondo classificato, Coppa Fumele numero 67. Applauso! Brava! Bravissima! Ora, primo classificato, Coppa Fiumele numero 34. Bravo. Bravissimi. Applauso. Bravi. Portambia. Ottimo. Brava la ragazzina che quasi quasi ti frega, eh? Eccezionale, bravissima. Ok, ragazzi. Passiamo al riconoscimento per la pancoletta mondiale europea, cari. E dov'è? Applauso! Bravissima! La nostra il nostro pilastro! Grazie per la portiamo campionessa mondiale! Quella, complimenti! Grazie! Le trovi sul mio sito, sei tu la mia passione. Ok. Numero 71. Un applauso. Prego. Bravi. Ok, vai. Prima donna classificata con te, numero 40, no, numero 86. 86, un applauso. Vai, è lei. Bacio. Un applauso. Brava. Primo numero estratto. Sicuramente. Vince materiale tecnico il numero 191.
191 191. Eccolo. Continuiamo col numero 192. Non è possibile. Andiamo col numero 1324. 1, 3, 2, 4. Non c'è? C'è sempre il 1324. 1324 e 1 1324 e 3 basta. Il prossimo numero 131 1310 1306 1306 199 sono andati via questi. Altro numero, bottiglia di vino, il numero 1335. 1335. Eccolo! Al papà, Nuovo numero. Vince materiale termico, il numero 175. 175. 1751. 1752. 1753. Materiale termico, il numero 173. Ripeto, 173. 1, 7, 3. E 1, 2, e 3. E 3. Sempre materiale termico. Numero 1340. Aspetta. C'è. Oh, questa canna bandana, questo è un cascaldacollo, un paio di calzini e le lucine per la bici. Continuiamo col numero 182. 182. Magliette e cappello. Nuovo numero 183 183, sempre magliette e cappello. Maglietta, ciao. Dai, sei numeri. 194 1304. Non vale, non vale.
Il prossimo premio è il salame. Oh. Il salame 188. Oh. 88. Oh. Premio al numero 1320. È la piastra per i capelli. Piastra per i capelli al 1320. 1320. Ehi, capelli. Prossimo premio è il numero 200. Ciapparelli! Ma mio amico! Dammi il numero! A sapersi! Così ti fa di bene, ti fa di bene! Ciapparelli vince il bot! Prossimo vincitore, il numero 1308, vince la bottiglia di vino! Ripeto, 1308! Bravo! Oh, il prossimo vincitore è il numero 196. Oh. Eccolo. Continuiamo col numero 190-190 con magliette e cappello. 190. Numero 190. 191, 192. C'è. Arriva. Ancora. Ma siamo 192. Ma quello è il prossimo premio se la giudica il numero 1302. Un paio di scarpe. Continuiamo col numero 1327 che vince la bottiglia di vino. Numero 1327. Numero 1327. Il sacchetto di mele lo vince il numero 1321. È lui. Bravo. Vince con l'altro sacchetto di mele il numero 178. 177. Eccolo qua. 194. Continuiamo con il numero 1348. 1348 e 1 è qui? Numero 193. Non è giusto. Ma com'è che sto ragazzino vince sempre? Vince il prossimo premio, il numero 1307. Che cosa? Sempre prodotti per i capelli. Sempre prodotti per i capelli, 1305. Per far crescere i capelli? Speriamo, Ringraziamo l'ambulanza per il supporto. Grazie per l'aiuto. Continuiamo col numero 1212, sempre prodotti per il corpo e per i capelli. 1312, 1312. Basta i numeri. 1312, 1 e 2. 2,5, 3. Sempre lo dico per il corpo e per i capelli, lo vince il numero 195.
È lui, è lui! Forse è stato chiamato, vince il prossimo premio, il numero 194. No, ma è giusto il numero? Andiamo con 197. 197, sempre lo stesso per il corpo dei capelli, numero 197. Il prossimo premio va numero 1, 3, 1, 9, 1319. Brava! Non vale. Il prossimo vincitore è il numero 180. 180. Eccola. E buoni brioche. Eh sì. Prossimo premio al 1316. 179. Ancora non vale. La collezione, eh. Oh, offre la colazione, offre. Passiamo al numero 1311. Oh, ancora lei. Materiale, qualcosina, e poi qua un buono pranzo pizza qua in panetteria. Grazie mille, grazie. Andiamo con il numero 1309. 1309 vince la cornice. Non c'è? Avviciniamo per il tuo al primo finale. La bicicletta per ultima. Vince maglietta e cappello il numero 1329. Grazie. Eccolo. 1329. Buono, ok, grazie. Oh, continuiamo sempre con cappello e maglietta, il numero 1 3 prima della rotonda 1 1301. Eccolo. Oh,
vince pure sempre maglietta e cappello il numero 1303. Non è, hai vinto! Oh, siamo chiamati! Dai che bravo, dai, dai. 1336, vince con cappello e maglietta. 1336. È lei. Penultimo, cappello e maglietta, lo vince il numero 1333. 1333. Eccolo là. Ultimo, cappello e maglietta, il numero 1330. È lei. Secondo l'orologio e primo la bici. Terzo classificato vince il cesto in numero 181. Chi è? È lei. Applausi, dai! Oggi la colazione ci fa anche la pasta! Ma i copertoni! Quelli copertoni! Pesca i copertoni! Copertoni tattici! Numero 1318! Si aggiudica i copertoni! Brava! Bravissima! Secondo la seduta orologio il numero non sei potente. Sesto è 184. Bravi. Dai, sali. Speriamo di aver contestato un po' tutti e ci vediamo l'anno prossimo. Portate più amici perché quest'anno è l'ultimo mondo. Mi raccomando, grazie a tutti e buona continuazione alla festa del paese. Vediamo quella crisi, ho capito? Brava. È grande o ti va bene? Si cresce. Sì, va bene. Daniel. Ciao, buona domenica, ciao. Io non ero la rotonda.
e passavano il giorno per il collo, quindi un'ora la stava bloccata. Ale, ciao, che facciamo? Dai! Facci una foto, poi me la mandi, eh? Sì, sì, sì. Beh, ma li metto sul sito che si vedono, li vedono tutti queste, eh? Grazie. Sì, però già che c'è... Ma il don può baciare, non è vietato per il don o no? Baciamo tutti. No, allora va bene. A voi combaciare. Guardami che roba. Ma devi fumare però, c'è bisogno. Bene, bene. Grazie.